Va bene, dottore, qualsiasi cosa a sua completa disposizione, lo sa? Sì, la chiamata la passo io dopo. Ma che paura? Poi le devo fare una domanda, mi ha fatto spaventare. È arrivata dalle spalle, mi ha toccato. Mi sono spaventato. Mi sembra esagerato. Io cercavo il chiostro di Santa Patrizia, qui? Sì, questa è la sede dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'azienda ospedaliera Mamitella. Ah. E di solito quando dica sta cosa parte un applauso, cavallo. Stamattina no. Che cosa cerca lei? Mi hanno detto che qui c'è il museo di anatomia patologica. E gli hanno detto benissimo, si trova nel chiostro minore. Le consiglio di raggiungerlo attraverso i corridoi. Così fa una bella camminata attraverso il passato. Dritto? Dritto. Allora. Grazie. Prego. Ah, mi raccomando, non tocchi lo scrigno che all'interno c'è il microscopio del professore, eh? Vabbè. Vedo che lei è interessato al mio microscopio. Che fa? Lei è custode, fa sti scherzi. Io sono il professor Otto Forschun, direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica della Regia Università di Napoli. Ah, pensa se lei è custode, non facciamo questi scherzi, mi impressioni. Io sono facilmente impressionabile, me ne scappa, eh? Forse è un po' agitato e ci vede un po' agitati per l'epidemia. Il Covid. No, il colera. Il colera è 200 anni fa, quando è stato. Ma la sentite la musica? Questa è una composizione di Richard Wagner, mio carissimo amico. Amico Wagner, sì. Dell'Ottocento. Noi siamo nel 1865. E dove va? Non vuole conoscere Wagner? Ora ha visto quanta storia c'è nella nostra struttura. Ma questi sono degli infarti, tolga le mani da addosso, stavo camminando nei corridoi. Quando improvvisamente esce uno uguale a lei, che io sono un professore tedesco e la musica è partita, o culero, ma stiamo scherzando, questa è una roba da ritorno al futuro, ma stiamo scherzando. Ma non sia assurdo, questa è un'azienda ospedaliera e nel reparto di anatomia patologica ci occupiamo dell'analisi diagnostica delle malattie. Sì, ci sono dottori specializzati nella diagnostica citoestologica e poi questo è uno dei primi centri ad aver utilizzato la diagnosi molecolare del linfonodo sentinella, la cui tecnica è molto utile anche per il trattamento di diversi tumori. L'anatomopatologo studia il miglior percorso di trattamento per ogni singolo paziente, perché qui ti curano ad arte. Insomma, qui c'è la storia, c'è il passato, ma soprattutto i dottori si impegnano al massimo per scrivere un ottimo futuro, altro che ritorno al futuro. Ehi, doc! Doc inteso come dottore, capito?